Cocciughiarella, la CCB vince contro Fasano, una gara abbastanza semplice per le due ragazze che hanno condotto dall'inizio fino alla fine. Che gara è stata? Guarda, è stata semplice perché siamo state brave a mantenere quello che ci eravamo dati come obiettivo, cioè nel senso loro hanno un potenziale offensivo molto alto, magari oggi non so se chiaramente hanno pagato l'aver giocato domenica e aver viaggiato oggi, ma siamo state brave a mantenere il loro potenziale offensivo sotto il loro standard abituale, per cui devo fare un complimento alle mie ragazze che hanno mantenuto sempre alta la concentrazione anche in qualche momento di difficoltà che abbiamo avuto dove Fasano ha provato a fare uno strappo per rientrare in partita. Però devo dire la sincerità, avevo detto alle ragazze che se noi fossimo arrivati, avessimo lasciato Fasano sotto i 65 punti, era molto probabile che la partita l'avremmo vinta, e così è stato. Un'annata fino ad ora più che soddisfacente, rispetto all'anno scorso un'evoluzione. Dove può arrivare questa CCB? Sì, soddisfacente. Noi chiaramente abbiamo fatto un cambio non perché il gruppo dell'anno scorso non fosse un gruppo competitivo, ma perché chiaramente forse come tutti i momenti si finiscono dei cicli e quindi abbiamo sia noi che le ragazze abbiamo fatto delle scelte diverse. Quest'anno la squadra è completamente rinnovata, tranne le ragazze diciamo, del gruppo di Lamezia, delle Under. Abbiamo inserito Beatrice, Carla e Rebecca a pieno regime in prima squadra. Mi sembra che anche loro stiano dando buoni risultati da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione e l'applicazione che sto chiedendo giornalmente, che stanno chiedendo le compagne di squadra più grandi. Però oggi onestamente devo fare un plauso alle mie ragazze perché Jeanette ha giocato praticamente, si era fatta male subito quasi all'inizio partita ed è stata brava a gestire l'infortunio. Avevamo già subito Aleandre con problemi di falli e invece è stata bravissima a gestire la situazione, ma in quel momento lì hanno giocato le piccoline e hanno dato un equilibrio comunque alla squadra mantenendo il distacco che eravamo riusciti a prendere. In Calabria, oltre voi, c'è Rende come società femminile. Si è parlato l'altro giorno al Tiro da 4 in trasmissione. Il movimento calabrese femminile può rinascere, dove può arrivare e cosa serve? Secondo me deve rinascere, non può rinascere. Soprattutto ci sono tutte le condizioni perché rinasca. Per cui Rende è una società che sta investendo da questo punto di vista. Chiaramente dovrà piano piano, come abbiamo fatto noi in questi anni, provare a trovare un equilibrio, provare a trovare delle condizioni che le permettono di poter essere stabile in questo genere di situazioni e sono sicuro che ci riusciranno. In Calabria, come tu ben sai, io sto facendo la spola con tutto quello che è col mio ruolo di RTT su tutto un gruppo giovanile. Adesso partiremo con il gruppo 2010-2011 per Città di Castello nella settimana di metà novembre. Però io penso che in questo momento probabilmente le ragazze sanno che ci può essere un punto di riferimento, sanno che ci può essere un proseguio soprattutto per quelle che fanno il percorso scolastico. Per cui io mi auguro che continueremo con altre società a crescere da questo punto di vista, perché questo potrebbe permettere a tutti di creare, come dicevi tu, una crescita generale del movimento.